ritrovati. Non cambiate canale, è sempre la stanza del sindaco. Che cambia? Come dobbiamo cambiare noi? E allora in questa puntata con Valeria Mancinelli, che è il primo cittadino di Ancona, siamo all'aria aperta, così possiamo evitare anche l'utilizzo delle mascherine, che ricordo vanno sempre indossate per la nostra sicurezza e per quella degli altri. Sindaco, faccio 30 secondi di premessa, sindaco di Ancona dal giugno 2013, riconfermata nel 2018, nel 2019 ha vinto il premio come miglior sindaco donna del mondo, ha scritto un libro, insomma sono stati anni molto intensi, i principi del buon governo, per chi non l'ha letto tra l'altro è una buona lettura. Non mi sono annoiata. Non si è annoiata, e poi a un certo punto il suo nome ha cominciato a circolare per anche la candidatura alle regionali, su questo ne abbiamo già parlato. Io la prima domanda che le faccio può sembrare banale, ma non lo è: come sta e come sta la città? Dunque, io a mia saputa sto bene, adesso speriamo, diciamo, che questo sia anche la realtà effettiva. La città come sta? La città, diciamo, è sicuramente provata come tutto il resto della nostra comunità nazionale da questi ormai 8-9 mesi di pandemia, che sono stati duri, pesanti. Quindi anche la città di Ancona ovviamente ne ha sentito e risentito. Devo dire però che complessivamente mi pare che la città ci abbia ancora, la nostra comunità, le persone ci abbiano ancora forza, volontà ovviamente di resistere a questa situazione, e convinti che insomma un futuro ci sarà, e speriamo anche in tempi non lunghissimi. Certo, il momento è difficile perché la stanchezza dei mesi precedenti si sente. È molto complicato provare a continuare a fare un po' delle cose che facevamo prima, quelle essenziali, il lavoro, andare a scuola, curarsi, aver cura delle persone, farlo nelle modalità che questa situazione ci impone è doppiamente faticoso. Però insomma credo che ci sia la fiducia nella possibilità di uscirne fuori. Emergenza sanitaria, ma anche emergenza sociale, certo. E emergenza lavorativa. Certo. Questa intervista viene realizzata in un momento nel quale si fanno i conti con quella che è un'ondata importante anche nella nostra regione, certo. Antenne alzate soprattutto dei rappresentanti istituzionali. Certo. Lei è fresca di elezione, a proposito di impegni e di incarichi prestigiosi, della presidenza di ANCI, lo ricordo, l'associazione nazionale che raggruppa tutti i comuni, 227 nella nostra regione, una voce unica, però prima c'è stato un piccolo passaggio, cioè si è dovuto scegliere tra lei e l'attuale sindaco di Jesi, Massimo Bacci. Allora, che esperienza è stata questa per lei? Ma guardi, per me è molto bella, nel senso che quando in una qualunque associazione, così come nella comunità cittadina, quando si sceglie e nel fare una scelta ovviamente si dice sia qualcuno e no qualcun altro, se no non sarebbe una scelta, quando si sceglie in modo assolutamente trasparente, esercitando la democrazia, cioè ognuno esprimendo la propria opzione e dentro un quadro condiviso di comune responsabilità, cioè nel senso in ANCI non è che ci sono le linee politiche diverse, perché l'ANCI è l'associazione dei comuni italiani che cerca quindi di operare per mettere i comuni italiani tutti nelle condizioni di poter far bene il loro mestiere, quindi rivendica con il Parlamento e con il governo gli strumenti necessari per... quindi è evidente che da questo punto di vista l'interesse è comune a tutti i comuni e a tutti i sindaci, a prescindere dalle diverse appartenenze politiche eccetera. Quindi quando si sceglie in modo così trasparente, secondo regole condivise, io la vivo come un'esperienza positiva. Guardi, le dico così, l'avrei sentita positivamente anche se non fossi prevalsa io nella scelta e fosse prevalso l'altro collega. Adesso, dire che mi avesse fatto piacere, no, perché non sono un'ipocrita, quindi se m'ero candidata è perché pensavo di poter dare un contributo utile, insomma. Però insomma io su questa cosa, il fatto che si è votato per scegliere
ripeto, in modo trasparente, io non ci trovo niente di strano. No, anzi, la stranezza era che era la prima volta. E diciamo vabbè, così. Capita, nella vita una prima capita. Volta. C'è 116 preferenze rispetto agli 84 di un avversario che credo con il quale vi stimate, no? Sì, più che un avversario, con una, esatto, perché non è un avversario, esatto, diciamo, esatto, era un altro concorrente allo stesso ruolo. Ci sia assolutamente. Stima. Tra assolutamente, l'altro lei sì, aveva già preso in reggenza questo... Sì, sì. Io da la tre mesi facevo la supplente, diciamo così. Di Anci. Sì. Però le volevo chiedere, i comuni hanno un ruolo sempre più importante ed incisivo. L'ultimo arriva direttamente al presidente Conte che con l'ultimo DPCM, lo riassumo, dice tocca ai sindaci decidere cosa tenere aperto, cosa tenere chiuso, come. Sì. Farlo. Beh, con cosa quali... tenere aperto chiuso? Dei luoghi. Dei luoghi, sennò certo. Le attività già di confusione, certo. C'è no, 30, no, però aggiungiamo. Ecco, le ordinanze dei sindaci diventano importanti. No, questa però la cosa va chiarita, perché ripeto, già di confusione ce n'è tanta, no, non che lei la faccia, ma anche involontariamente non la alimentiamo. Allora, quali attività mantenere aperte o meno non lo decidono i sindaci, giustamente, perché non è che si può decidere che in Ancona si tengono aperti i ristoranti e invece a Falconara no, ovviamente. Quindi quali attività stanno aperte o chiuse, come è giusto che sia, lo decide il governo nazionale, il governo centrale. L'ultimo DPCM dice un'altra cosa, dice che siano i comuni e quindi i sindaci, e questo va bene, a segnalare, a proporre i luoghi, cioè le piazze, le strade, i luoghi dove può esserci o se è verificato pericolo di assembramento eccessivo, affinché possano essere adottate quelle misure, le ordinanze, per dire in quel luogo non si può stazionare, non si può passare, a meno che non si è residenti o non o si lavori chi in lavora quel luogo, o non sia, uno non sia diretto in un'attività commerciale che legittimamente è aperta. Questo è quello che è contenuto. È importante fare allora, chiarezza. Allora, su questo punto tutti i sindaci italiani hanno avuto qualche perplessità, diciamo, ma non sulla cosa in sé. Certo che sapere se in Ancona il luogo dove può verificarsi l'assembramento è la uno movida. Più, la movida, quello che è, certo che lo sanno meglio i singoli amministratori, i singoli comuni, piuttosto che il Ministero degli Interni, su questo è ovvio. Il punto è un altro, è che una volta, e quindi fin qui ci siamo, una volta e questa responsabilità ve la prendete senza nessun problema. Dopodiché però, una volta detto in quel luogo è bene evitare la... Siccome bisogna controllarlo, e controllarlo non 5 minuti, ma specie di notte, diciamo così, ed è evidente che questo i comuni non riescono a controllarlo in maniera... Cioè abbiamo visto le immagini della TV francese, lì c'è l'esercito che fa questo lavoro qua. Ora non è immaginabile questo farlo con i vigili urbani, con la polizia locale che c'hanno, non è immaginabile come quantità e anche come tipo di attività, diciamo così. Quindi quello che hanno chiesto i comuni e che poi è stato ottenuto il giorno dopo, magari se ci sentivamo prima, comunque è stato ottenuto il giorno dopo, è che in realtà poi ad attuare queste misure saranno i prefetti e i questori con le forze di polizia, quindi poliziotti e carabinieri. Quindi il sindaco segnala... Propone, diciamo pure sceglie qual è il posto, dopodiché però il presidio del territorio è affidato a chi ne ha la responsabilità. Sì, io su questo voglio anche chiarire, noi ci abbiamo provato, noi comuni intendo, ci abbiamo provato nella prima fase, quando eravamo tutti, noi per esempio abbiamo chiuso i parchi cittadini prima ancora che ci fosse l'ordinanza, ma chiudere sulle i parchi cittadini, c'è stata una esattamente, però chiudere i parchi cittadini, siccome i parchi cittadini da noi hanno degli ingressi, cioè nel senso uno proprio chiude il cancello e la gente non ci entra, non devi schierare la Guardia Nazionale lì 24 ore su 24. Sulle spiagge già è stato più complicato, molto più complicato, l'abbiamo fatto perché bisognava farlo, ma non è immaginabile, cioè il corpo della Polizia Municipale di Ancona, ma questo in tutte le città, per riuscire a
contenere poi il problema flusso spiagge, praticamente ha mollato per tre mesi tutte le altre attività. Chiaro. Questo non è immaginabile. Perché o si aumenta il numero delle persone disponibili. No, e che non è anche questo, va chiarito, non è possibile. Cioè noi non è che possiamo assumere, cioè abbiamo dei vincoli di assunzioni, per cui oltre questo non è immaginabile. Ma poi ripeto, misure di questo tipo in tutta Europa, quando vengono adottate, la attuazione e il controllo del territorio poi lo fanno polizia e esercito, e in alcuni casi. Esercito. L'altra questione che chiama in causa i sindaci adesso è territoriale ed è sulla ricostruzione del terremoto, cioè sembra che la strategia stia cambiando. Più che la strategia cominciano a esserci gli arnesi giusti, perché io ho fatto questo esempio premettendo che la ricostruzione è ferma da quattro anni, quindi. Certo. Allora, che ci siano ritardi forti sulla partenza della ricostruzione, su questo non c'è dubbio. Dico che il problema principale è stato tanti problemi, anche il numero dei comuni, pensate che sono 130 i comuni coinvolti, 130, quindi tantissimi piccoli e frazionati. Molti di questi prima non ci avevano neanche un dipendente comunale a tempo pieno. Vero. Quindi voi capite che gestire una cosa complicata come la ricostruzione con una struttura così fragile da questo punto di vista è difficile, ma a questa difficoltà si è raggiunta la difficoltà di avere, io l'ho chiamati attrezzi, arnesi, la cassetta degli attrezzi, cioè le regole, le leggi, le norme, le procedure, l'organizzazione, il personale, del tutto inadeguati rispetto alla funzionalità della ricostruzione. Su questo c'è stato un ritardo da parte in particolar modo del Parlamento e del Governo, dei governi, perché in questi quattro anni di governi se ne sono succeduti tre, diversi anche come maggioranza, e di commissari per la ricostruzione pure, e devo dire che da questo punto di vista la difficoltà a capire che andavano modificati gli attrezzi è stata una difficoltà trasversale di tutti. In quest'ultimo anno, anche grazie all'attività molto efficace dell'attuale commissario straordinario, del Legnini. Dottor Legnini, e forse ha una maggiore capacità di capire queste questioni da parte del governo, una serie di questi attrezzi sono stati aggiustati. L'ultimo, proprio questo posso testimoniarlo perché è avvenuto nella fase in cui io facevo da supplente presidente Anci, quindi l'ho seguito direttamente, l'ultimo questa norma importantissima che consente la stabilizzazione del personale che si occupa degli uffici della ricostruzione, se no ogni sei mesi cambiava il personale e si ricominciava da capo. L'esempio che ho fatto nell'incontro col presidente Conte su questa cosa, gli ho detto: presidente, se lei dovesse ricostruire casa sua e ogni settimana dovesse cambiare il geometra, l'architetto e i muratori che fanno casa, riuscirebbe a farlo in tempi, se messo a ridere, appunto, e qui è la stessa cosa. Ecco, questo strumento l'abbiamo ottenuto adesso, proprio nell'ultimo mese, quindi c'è una norma che consente effettivamente la stabilizzazione di questo personale, soprattutto metti i soldi, 30 milioni di euro all'anno per pagare questo personale, perché ci sono comuni piccolissimi che hanno questo, hanno magari quattro dipendenti dedicati al terremoto, pagati fino adesso dai fondi del terremoto, ma pagati con contratti a termine, che se fossero stati assunti a tempo indeterminato e li avesse dovuti pagare il comune, neanche tutto il bilancio del comune bastava. Chiaro. Quindi abbiamo ottenuto anche i soldi. Adesso gli strumenti cominciano a esserci, quindi io confido che da questo punto di vista si possa accelerare. Adesso forse si può partire davvero. Con la regione che appena insediata, il nuovo presidente, poi le chiederò anche su questo, insomma, ha detto di voler proprio dare ai sindaci quei poteri, quelle responsabilità che finora non ha avuto. No, diciamo che qui i poteri non li dà la regione, semmai li dà il Parlamento nazionale, il Governo nazionale, però diciamo che la dichiarazione del presidente Acquaroli anche all'assemblea dell'ANCI, perché è venuto anche all'assemblea dell'ANCI, era quello di dire: vogliamo metterci come regione, per quello che dobbiamo e possiamo fare come regione, vogliamo metterci dal punto di vista dei comuni, dei sindaci, e questo è sicuramente apprezzabile perché è il punto di vista
di chi è più a contatto con la realtà. Questo poi non significa che i comuni e i sindaci ci prendano sempre o ci abbiano sempre ragione, non significa questo. Significa però che sono sicuramente i sensori più efficaci nel rapporto con la realtà. Quindi da parte della Regione è apprezzabile questa dichiarazione, adesso vedremo concretamente. Tra l'altro ho già un primo incontro operativo come Presidente ANCI con l'assessore Castelli, che ha la delega al terremoto, proprio per domani mattina, quindi la prima riunione operativa sarà domani mattina. Anzi no, la prima riunione operativa l'abbiamo fatta sabato pomeriggio. Esatto, questa questione del terremoto, sì, abbiamo letto, la appassiona particolarmente. Sì, sì. Che vuol dire? Perché vuol dire questo: non serve solo la passione, ma certo, aiuta o può aiutare. Certo, diciamo che mi appassiona particolarmente per questo motivo, non solo per, anche qui voglio essere schietta, non solo per un moto di, come dire, di solidarietà nei confronti di quelle popolazioni, di quelle persone, di quelle popolazioni, di quei sindaci, di quei comuni. Certo, c'è anche questo, ma c'è soprattutto la consapevolezza che se parte il cantiere del terremoto, parte il più grande cantiere d'Europa. Significa lavoro, ed economia. Investimenti, economia, significa PIL, diciamo così, significa domanda interna in un momento in cui anche per l'effetto del Covid la nostra economia rischia di avere una gelata terribile, perché manca contemporaneamente domanda e offerta. Ecco, domanda nel senso investimenti, certo, richiesta a committenza. Allora, se parte il cantiere terremoto, chi investe in una regione per miliardi, disastrata, per essere... ma non solo, ma se parte proprio la ricostruzione, certo, significa che ci saranno miliardi di euro che verranno spesi da chi compra prestazioni, compra la prestazione dei professionisti, compra la prestazione dell'impresa edile che costruisce, l'impresa edile compra il cemento, compra i mattoni, cioè si rimette in moto l'economia non solo di quel pezzetto di territorio, ma dell'intera regione, probabilmente, anzi sicuramente dell'intero centro Italia. Quindi far partire il cantiere del terremoto fa bene non solo alle popolazioni di quei luoghi, ma fa bene all'economia e al lavoro. Al lavoro, alla possibilità di creare lavoro per tutte le Marche e per tutta Italia. Una visione regionale, direi io, sì, no? Sì, sta sì, cercando anche oltre. Di avere anche oltre. Senta, abbiamo parlato di emergenza sanitaria legata ad Ancona e legata, sì, alle sue strutture, con l'ospedale che è sotto pressione, perché lo sappiamo, c'è questa partita sulla terapia intensiva che va, certo, giocata in maniera anche oculata rispetto a quello che è successo, certo, da febbraio, da marzo, e poi abbiamo parlato di ricostruzione. Sono un po' i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale, che ha dato un risultato netto, la bocciatura di chi ha governato, ed evidentemente su questi temi, certo, non ha convinto, e un grande consenso a una nuova squadra, una nuova formazione. Le chiedo che cosa augura al nuovo governatore di centrodestra. Poi qualcuno dice c'è molta destra e poco centro, però queste guardi, forse questo, sono sfumature, guardi, diciamo, giornalistiche. Me, sì, no, ma non solo giornalistiche. Cioè, diciamo che a me la come dire, la classificazione secondo gli schemi centro, destra, sinistra, mi sembra che oggi siano particolarmente sfocati, ecco, diciamo così. Quindi io credo che questo vale per tutti, vale per me e vale anche per gli altri, ognuno debba essere persona, partito, movimento, governo, ogni realtà debba essere valutata e apprezzata o meno per quello che fa. Quindi quello che e siccome io mi auguro, non sono come si dice della teoria del tanto peggio tanto meglio, cioè siccome ha vinto una squadra, diciamo così, diversa dalla mia, adesso mi auguro che facciano un casino. No, perché per me le squadre, cioè i partiti, gli schieramenti politici, sono cose importanti, ma sono strumenti, sono mezzi, non sono il fine. Il fine è fare le cose, quelle che secondo me sono utili. I principi. Quindi, del buon governo. Appunto. Quindi io auguro a questo nuovo governo regionale di riuscire a lavorare e di fare le cose utili per la nostra regione, su questo non c'è dubbio. E se le fanno sono contenta, non sono scontenta. Adesso, vale anche per loro, come valeva per gli altri, gli intendimenti, i proponimenti,
bene e poi ci sarà la prova dei fatti, perché come diceva Sant'Agostino, solo i fatti danno credibilità alle parole, per tutti. Vale per tutti, grande insegnamento. L'astuzzico su una questione, il presidente Acquaroli ha tenuto per sé alcune deleghe, tipo il turismo, ma anche i rapporti con il capoluogo. L'ha sentita questa cosa? No, no, l'ho sentita. Lui ad un certo punto dice, per esempio, il porto vive di un isolamento, il problema delle uscite, forse anche la città, no? Allora... No, l'ho sentito, non solo l'ho sentito quando l'ha dichiarato, ma ci ho parlato prima, cioè, nel senso che credo due giorni, ma a parte il messaggino di congratulazioni. Gliel'ha mandato? Sì, sì, fatto la sera stessa, come avrei fatto con chiunque. Ma due giorni dopo, tre forse, l'ho chiamato e lui è stato cortesissimo nel rispondermi e abbiamo fatto una prima chiacchierata appunto su Ancona, la regione, eccetera. Quindi, allora era una sorpresa solo per noi. Sì, no, nel senso, no, dai, a parte, cioè non è che, ovviamente non è che in questo colloquio mi aveva detto che avrebbe tenuto la delega ai rapporti col capoluogo, che peraltro non è una delega specifica, ma insomma... No, una... però l'ha sottolineata. No, 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 arrivo, no, dico, non è una delega amministrativa, è un fatto politico di primaria importanza, su questo non c'è dubbio. Però che avrebbe lui in primo luogo tenuto questo rapporto con il capoluogo di regione, questo me l'aveva detto e secondo me questo è positivo. Io ho sempre sostenuto in questi 7 anni in cui faccio il sindaco della città capoluogo che essere città capoluogo non significa affatto pretendere di vedersi riconosciuto uno status, un privilegio, diciamo, semmai il contrario, semmai, no, adesso non una penalizzazione, ma comporta una responsabilità in più essere città capoluogo, specie quando lo sei non solo dal punto di vista amministrativo, ma hai nel tuo territorio infrastrutture importanti, per esempio il porto, che non è che serve, non è un'infrastruttura che serve alla città di Ancona. O agli anconetani. O agli anconetani, cioè serve agli anconetani perché ci lavorano, ma dal porto di Ancona l'80% forse più delle merci che transitano dal porto di Ancona hanno come origine, perché poi partono, o come destinazione, perché lì arrivano, attività produttive che stanno nell'arco di 100-150 km, quindi in pratica le Marche, l'entroterra marchigiano e del centro Italia. Quindi da questo punto di vista ancora non è che deve rivendicare qualcosa per sé, deve poter svolgere il suo ruolo, per esempio attraverso il porto, perché questo serve a tutto il territorio, è utile a tutto il territorio. Quindi c'ha ragione su questo il presidente, l'attuale presidente, quando dice che il porto c'ha il tema centrale dei collegamenti, l'uscita, la strada, eccetera. Bene, vuol dire che lavoreremo tutti insieme in quella direzione, perché adesso non la voglio far lunga, ma siccome su questo tema negli ultimi 3 anni sono stati fatti passi avanti significativi, avere la città capoluogo, le Marche nel suo complesso e la regione schierati, diciamo, che spingono dalla stessa parte, nei confronti del governo nazionale, qualunque esso sia, questo o un altro, per fare in modo che quegli impegni presi, per esempio per la realizzazione della strada di uscita dal porto, per intenderci, vadano avanti secondo il programma già definito, è una cosa importante. Quindi vi trovate, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda per quelle che sono alcune delle priorità che riguardano. Poi ripeto, siccome questo vale per me e vale per il presidente Acquaroli, poi appunto alle parole bisogna dar seguito con i fatti, e allora io sono abbastanza tranquilla dei fatti a cui darò seguito io, perché appunto parlo di me stessa. Penso, mi auguro, sono convinta che il presidente Acquaroli faccia altrettanto, ma questo appunto lo vedremo ai fatti. L'alternanza fa bene? Guardi, l'alternanza in generale sì, io di questo sono convinta. Questo ovviamente non significa che obbligatoriamente dopo cambiare per cambiare, appunto, no? Primo, perché qualche volta il cambiamento può essere anche in peggio, però diciamo fisiologicamente l'alternanza va bene. Ovviamente c'è meno esigenza reale di alternanza quanto più chi è, diciamo, al governo in precedenza riesce a capire quando capita, riesce a capire quali sono le novità che la realtà ti pone e alle quali devi adeguarti, cioè per capirsi se chi già governa fa il cambiamento, intuisce che c'è bisogno intuisce di questo cambiamento e gli dà risposta, le e cose... allora forse si può evitare l'alternanza per quel giro. Allora, siamo quasi in chiusura,
due cose. Una, spero di non farla arrabbiare, un po' marchigiano, no? Si chiede, ma se si fosse candidata la Mancinelli, la sindaca di Ancona? Sì, no, c'ho presente il tema. Diciamo che oggi è una domanda totalmente inutile, alla quale peraltro non c'è risposta, perché ovviamente la domanda è: se si fosse candidata a Mancinelli sarebbero andate diversamente le elezioni? Cose. Non si sa, quindi è inutile. Rimaniamo. No, quindi oggi è totalmente inutile porsela. Adesso bisogna porsi altre domande, che stamattina non facciamo in tempo, e soprattutto bisogna costruire altre risposte. Più che. Cioè bisogna che il centro-sinistra nel suo complesso, e non parlo solo del PD, perché non è che il resto invece sia esploso elettoralmente, è evidente che c'è un tema di presa sul paese reale dell'intero centro-sinistra, così come oggi è configurato, nelle Marche, secondo me anche in Italia, ma comunque nelle Marche sicuramente. Quindi bisogna che l'intero centro-sinistra si faccia altre domande e dia, soprattutto costruisca delle risposte, questo sì. Con un partito che dovrà fare i suoi ragionamenti, certo. Il Partito Democratico. Certo, ma ripeto, anche qui sicuramente il Partito Democratico, anche perché nonostante insomma, diciamo, la batosta elettorale continua a essere nel centro-sinistra il partito più significativo, più grande, quindi sicuramente se lo deve fare il Partito Democratico, ma ripeto, non solo il Partito Democratico, perché se il problema fosse solo il Partito Democratico, invece il resto delle espressioni del centro-sinistra avessero una chiara visione, certo, del paese, a parte che se fosse stato così non avremmo perso le elezioni, sì, avrebbe magari diminuito il PD, ma sarebbero esplosi l'EU, i Verdi, Italia Viva, siccome non è andata così. Quindi credo che l'intero centro-sinistra debba riflettere e costruire risposte più convincenti di quelle del passato, evidentemente. E anche appunto nelle risposte dare voce a questa, guardi, dico delusione, anche così, a questa, certo, rabbia. Sì, dare voce alla rabbia per chi pensa di poter e dover svolgere una funzione in qualche modo dirigente. Dare risposta anche alla rabbia, alla delusione, eccetera, non significa urlare la rabbia, perché quello giustamente, semmai la urla ognuno di noi. Chi deve provare a curare la malattia deve capire quella rabbia, capire perché si è perso e costruire le risposte per il futuro. In questo processo, nella capacità di costruire risposte più convincenti per il futuro, si dovrà anche selezionare attraverso questo processo la nuova classe dirigente, che avrà più filo da tessere nel costruire le risposte, nel capire le domande e nel costruire le risposte, sarà quella la nuova classe dirigente. È stata abbastanza politica, ma sufficientemente chiara per comunicare qual è la sua idea e credo anche una sua disponibilità, che c'è sempre stata, no? Assolutamente, io sono, per quel che posso, ovviamente, diciamo, sapendo, essendo cioè, consapevole... Cioè non si è offesa? No, non ma, si è... ma non è un problema, no, non mi sono affatto offesa. Non è rimasta... Non mi sono affatto non offesa. Non si è arrabbiata? No, mi sono arrabbiata perché abbiamo perso, questo sì, ma non mi sono arrabbiata perché non hanno candidato me, questo proprio non è un problema. Il punto è che io nel mio piccolo penso e voglio provare a dare un contributo al centro-sinistra nel suo complesso, a partire dalle Marche, ma non solo nelle Marche, perché secondo me il tema è anche di carattere nazionale. Cioè dico subito, io penso e spero che questo governo duri tutta la legislatura. Le elezioni regionali in Italia per il centro-sinistra sono andate meno peggio di quello che si poteva pensare, e questo è un fatto positivo e non scontato, ma non è ancora risolto il problema di tornare a essere maggioranza nel paese reale e quindi nella costruzione di un progetto più convincente per il terzo millennio. Io risottolineo sempre dell'intero centro-sinistra. Quindi su questo, siccome il tema è aperto e la fabbrica delle idee pure, io qualche idea ce l'ho, per quel po' che posso, una mano penso di darla, anche a livello nazionale. Sindaco, grazie. Voglio Prego. Chiudere con una cosa rapidissima. Siamo un'altra volta messi alla prova, tutti come cittadini, come sì, amministratori, come famiglie, come comunità. Che errori non dobbiamo ripetere? Come dobbiamo affrontare questo momento così complesso? Guardi, qui ci sono, c'è una parte del lavoro che lo debbono fare, mi passi il termine, gli addetti al lavoro, ai lavori, le istituzioni, le organizzazioni, le ASL, la regione, i medici, cioè, ma parlo proprio anche delle istituzioni, delle organizzazioni, e su questo c'è da fare ancora passi avanti, su questo non c'è dubbio, però insomma una parte di lavoro è stato fatto.
e giustamente bisogna però ancora vedere quanto ancora c'è da adeguare. Detto questo, c'è poi un'altra parte del lavoro, chiamiamolo così, che sta a ognuno di noi individualmente. Quindi per quella parte di lavoro che sta a ognuno di noi come persone individualmente, quello che dobbiamo fare è non rilassarci più, cioè rilassarci sì, ma non abbandonare quelle famose tre... Guarda, devo dire, ieri sera ho sentito un'intervista al presidente della Regione Veneto, Zaia, sì. Quindi a un certo punto ha detto una cosa semplicissima, ha detto la mascherina bisogna portarla sempre. Sempre, sempre, lascia perdere se il DPCM ti dice che se stai, bisogna portarla sempre. Ecco, questa cosa non è stata esattamente così negli ultimi mesi, bisogna che su questo capiamo che invece deve essere così. Alcuni altri comportamenti di cautela, quelli che sappiamo insomma, vanno scrupolosamente rispettati, assolutissimamente, se no quello che tutti vogliamo evitare rischiamo di trovarcelo tra capo e collo, come si dice. Anche nelle città più grandi, su chi ci segue, nel prendere gli autobus, nel frequentare... Sì, anche su questo io voglio dire un'altra cosa, per esempio sui trasporti, noi qui in città abbiamo messo 31 corse in più nelle ore di punta, stiamo adeguando di giorno in giorno e questa è la parte che devono fare le istituzioni, chiamiamole così. Però c'è appunto anche su questo una parte che possono fare i singoli. Allora, portare tutti la mascherina, a parte che senza mascherina non si sale sugli autobus, però portare tutti la mascherina quando si sta negli autobus è utile. Quando si deve salire non c'è bisogno di accalcarsi tutti, no? Ma questo in parte sta avvenendo. Cioè si può salire anche stando a distanza un po' l'uno dall'altro. O aspettare la corsa successiva quando questo è possibile, certo, ovviamente. Certo. Ecco. Quindi ci sono comportamenti di questo tipo che io credo possano e debbano aiutare, su questo non c'è dubbio, c'è sempre questo concorso, bisogna che le istituzioni facciano sempre più la parte loro e bisogna che ogni singolo cittadino eserciti il suo pezzetto di responsabilità. Che poi è l'essere in comunità e è il vivere civile. No, tanto ormai credo che sia chiaro a tutti che qui appunto la famosa frase mai fu più vera, nessuno si salva da solo, cioè la sua salute dipende da come mi comporto io e la mia salute dipende da come si comporta e lei. E allora aiutiamoci, facciamo le cose come devono essere fatte, cambiamo i luoghi, le abitudini, perché si può fare, perché si con può un fare, po' di fantasia, un po' di impegno e qualche resistenza in meno è possibile. Grazie a Valeria Mancini, dalla quale auguro buon lavoro, visto grazie. Che ne ha sempre tantissimo. Grazie a voi. E l'energia non le manca mai, quindi mi raccomando la salute, mi raccomando davvero a tutti. E grazie per essere stati con noi, l'appuntamento la prossima settimana. Flash, la stanza del sindaco che lei ci ha un poco piazzato. Guardi, penso che... Che era questa serie di incontri via web con personalità. Diciamo, informate sui fatti di cui lei parlavamo. Lei faceva la giornalista in quel caso. Io facevo la giornalista. Adesso penso che ne faremo altre di puntate, una sul lavoro, tra l'altro. Come si crea lavoro, come si può creare... Ricordo Massimo Recalcati perché a me piace particolarmente, quindi anche voi cambierete un po' modo di comunicare, giusto? Devo dire che appunto... come quella è un'attività, diciamo, che mi piace molto, ma secondaria per me. Adesso, compatibilmente con gli altri impegni, la riprenderemo. Ripeto, credo che il prossimo voi tema la potete sarà... fare perché è via web, quindi via web. Noi invece la stanza l'abbiamo aperta. L'abbiamo aperta proprio per avere quei comportamenti responsabili corretti. A cui lei diceva. Anzi, vi ringrazio per lo sforzo che avete fatto di farla si qui all'aperto in Piazza Cavour. Grazie. Grazie a tutti, alla prossima settimana.